In questo video illustro le potenzialità e le capacità di criptofonia degli apparati DMR ITERA. Quello che vedete in questo momento è un apparato veicolare DMR digitale, quindi per trasmissioni digitali, modello Mike Delta 785 Golf, dotato quindi anche di modulo GPS con relativa antenna. Alimentato in questo momento con batteria al piombo da 12 A e collegato ad un carico fittizio, dunque non è collegato ad antenne, e questo ci consente di effettuare questa dimostrazione di criptofonia utilizzando una frequenza d'uso radioamatoriale, come potete leggere sul display della radio. Chiaramente queste sono radio per scopo professionale o eventualmente anche militare, perché possono alloggiare anche un ulteriore microchip di criptofonia con encoder con algoritmo AES256. In questo caso noi stiamo utilizzando la criptofonia fornita insieme alla radio con chiavi esadecimali a 40 bit. Dunque un livello intermedio di criptofonia che comunque consentono una privacy e una restrizione all'ascolto molto buona, poiché comunque anche se si tratta di chiavi 40 bit, il tempo necessario per la decodifica è comunque estremamente elevato, per il fatto anche che le trasmissioni radio sono estremamente brevi, quindi la quantità di pacchetti digitali che possono essere utilizzati per la decodifica è estremamente limitata. Questo porta via molto tempo per effettuare una decodifica anche di chiavi a 40 bit esadecimali. In questo momento stiamo utilizzando una chiave di criptofonia, come detto, esadecimale 40 bit. L'apparato è programmabile con un massimo di 30 chiavi. Al momento ne sono state inserite 10 chiavi di criptofonia differenti. Andiamo ad utilizzare la stessa chiave di criptofonia presente sull'apparato ricevente, in questo senso un Motorola 4801, come vedete qui, impostato chiaramente sulla stessa frequenza 435-500 con il sistema di encoder privacy esadecimale 40 bit, anche in questo caso chiamato da Motorola Enhanced Privacy. E in questo momento, utilizzando la stessa chiave esadecimale di criptofonia, la trasmissione dovrebbe essere decodificata correttamente. Prova 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ecco, la trasmissione viene perfettamente decodificata tramite l'utilizzo della medesima chiave di criptofonia 40 bit esadecimale. Prova 1, 2, 3, trasmissione DMR in modalità criptofonia. Bene, adesso andiamo ad modificare la chiave di criptofonia, scegliendola dalla lista presente che avete visto in precedenza. Andiamo a selezionare ad esempio la terza chiave di criptofonia. Ecco, la chiave è stata impostata. Andiamo adesso a trasmettere. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ecco, in questo momento la radio, pur menzionando la presenza di una trasmissione, come ascoltate, l'audio è completamente distorto, la radio non riesce a decodificare alcunché, l'audio non viene ascoltato. Ora ci spostiamo di frequenza, utilizziamo un'altra frequenza sempre ad uso radioamatoriale, sulla quale è impostato un'ulteriore tipologia di criptofonia che
le radio DMR ITERA consentono, ovvero quella a rotazione di chiavi. Quindi ad ogni trasmissione la radio cambia la chiave che viene utilizzata e in questo caso vediamo che cosa accade. Chiaramente anche qui ci spostiamo sulla stessa frequenza con l'apparato ricevente. Attiviamo la modalità Enhanced Privacy sull'apparato ricevente e adesso vediamo che cosa succede. Prova 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Come vedete, anzi come non ascoltate, non è possibile ascoltare neanche una comunicazione distorta. In questo momento viene usata una rotazione di chiavi a livello di criptofonia. La radio fa solamente vedere con l'icona, con lampeggio della luce intermittente verde, che è presente una trasmissione, ma non riesce neanche a decodificare un audio distorto. Quindi in questo momento io sto utilizzando, ecco, in questo momento 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, trasmissione con criptofonia a rotazione di chiavi. Ecco, in questo momento ho terminato la mia trasmissione che ha avuto un ulteriore uso di chiave di criptofonia differente tra quelle 10 impostate. Questo è quello che è possibile utilizzare attraverso radio DMR ITERA, come ripeto, radio di fascia alta, ma comunque reperibili in rete su eBay, Amazon, quello che volete, ad un costo di circa 500 euro ad apparato.